DedSec, ho ricevuto una chiamata, un possibile rapimento. Vi mando i dati di chi ha chiamato. Sembra proprio qualcosa di grosso. Abbiamo la possibilità di fare un po' di giustizia. Ok, ok, ci pensiamo noi. Ehi, dicono in giro che stai cercando il DedSec. Eh? Sei del DedSec? Davvero? Potrei passare loro un tuo messaggio. Che succede? Grazie a Dio. Io e una mia amica ci siamo uniti a questa rivoluzionaria. Una visionaria. Aveva grandi piani per cambiare le cose. Ma poi ha cambiato strategia. Ora vuole ammazzare della gente. Che vuoi dire? So che sembra assurdo. La stronza è in ostaggio la mia amica. Dovete salvarla e fermarla prima che faccia quello che vuole. O chissà come finirà. Capito. Il DedSec ti aiuterà. Glielo farò sapere. Resta al sicuro. Trovato niente, Bugs? Sì, la storia è attendibile. La cronologia conferma ciò che ha detto e sono riuscito a rintracciare il mittente dell'ultimo messaggio. Meglio dare un'occhiata. Ti invio le coordinate. Oh, no!
Ehi! Per favore, aiuto! Portala via! Non ti insegue nessuno. Ha fatto caricare una bomba su un furgone da quei pazzi. Nessuno doveva farsi male. È alle Royal Courts of Justice. Fermala! Dobbiamo sbrigarci. Le Law Courts si trovano nel cuore della città. Se quella bomba esplode, moriranno centinaia di innocenti. E anche degli avvocati. Una curiosa storia dall'America oggi, alla luce di una registrazione nella quale agenti del SIRS sembrano torturare a morte un hacker americano in viaggio. L'ufficio degli affari interni ha liquidato l'audio come contraffatto, dicendo: è opera degli estremisti americani o dei troll russi, scegliete voi. Ricorda, stiamo cercando un furgone pieno di esplosivi, probabilmente stabili come un cavallo zoppo in una relazione violenta. Se ti sparano, cerca di sterzare via dei proiettili. Cosa farei senza i tuoi consigli, Bugs? Forse avrei dovuto dire che la bomba è armata e pronta ad esplodere, quindi se fossi in te mi sbrigherei, a meno che tu non voglia diventare una gelatina rosacea. Eccolo, qui è pieno di gente. Merda, dobbiamo fare in fretta. Ho il veicolo, che si fa? Oh, puoi fare quello che vuoi. Se vuoi evitare vittime civili, potresti lanciarlo nel fiume, immagino. Decidi tu. Gentilcosi e gentilcose, lo spettacolo è concluso. Non cantare vittoria, non si daranno per vinti dopo un attentato sventato. Si rifaranno vivi. Porca troia.